So che molti di voi non sanno cosa sia Nate Club. In questo video ve lo spiegherò. Via! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vi ho già detto nell'introduzione, in questo video cercheremo di capire insieme cosa sono i club. Cosa sono i club? I club sono delle attività che alcuni professori della scuola organizzano all'interno della scuola. Vengono molto valorizzati, infatti durante alcuni giorni di scuola vengono programmate delle giornate corte, diciamo, in cui le ore vengono ridotte di tempo, in cui il tempo recuperato viene impiegato nello svolgimento di questi club. Ogni studente all'inizio dell'anno può scegliere il club a cui appartenere e durante questi incontri appunto si svolgeranno delle attività per le quali il club è preposto. Ho preso il mio computer così posso leggervi la lista dei club che ci sono nella mia scuola, ce ne sono veramente di interessanti. Partiamo dai club come il club di arte, il club della Bibbia, il club dei film Disney, c'è il club dei giochi da tavola. Poi ogni lingua straniera ha un club, c'è il club di francese, il club di tedesco, il club di latino, c'è il club di Homer J. Simpson e il club di Harry Potter. Poi ci sono club come il World Travel Club, in cui stanno progettando di fare un viaggio in Europa, c'è il club di wrestling, c'è il club, c'è lo Spirit Club, c'è il Pinterest Club, c'è il Magic Club, insomma ci sono club per tutti i gusti, basta solo scegliere quello che si vuole. E appunto alcuni giorni che vengono già programmati dall'inizio dell'anno vengono svolte queste attività all'interno del club. Io personalmente sono nel club di tedesco, sì, perché faccio tedesco qui nella scuola americana, sì, lo so, è strano, e durante le ore club di tedesco guardiamo film in tedesco oppure mangiamo dolci tedeschi. È molto bello secondo me perché all'interno della scuola puoi trovare un gruppo di persone che hanno la tua stessa passione e che quindi condividono qualcosa con te, ed è bello perché ogni professore che ha questo club lo fa perché a lui o a lei piace appunto questa cosa. Quindi per esempio se è il club di Homer Simpson, il professore o la professoressa è un fanatico o una fanatica di Homer Simpson. Questi club solitamente sono gratuiti, devi pagare per esempio se per esempio il tuo club fa la maglietta, come è successo a me, la maglietta del club di tedesco ho dovuto pagarmela perché ovviamente non possono pagare per tutto, però se no sono gratuiti perché sono compresi nell'offerta della scuola. I club si possono incontrare anche fuori da scuola. Per esempio con il mio club di tedesco ci siamo incontrati alcune volte al pomeriggio. Un pomeriggio perché dovevamo preparare le magliette per una vendita che abbiamo fatto, e un altro pomeriggio abbiamo fatto una festa, la festa d'ottobre. Però so ci sono altri club che si trovano regolarmente al pomeriggio e a me questo personalmente piace molto perché lo trovo molto utile. Almeno nella mia scuola ogni studente a inizio dell'anno è obbligato a scegliere un club. Non so se in tutte le scuole è così, ma so che nella mia scuola tutti dovevano scegliere un club, però veramente ce ne sono per tutti i gusti. Questo era quello che volevo dirvi sui club. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, commentate nel box sotto dei commenti, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati e ciao, ci vediamo nel prossimo video.